Nel 1294 salì al soglio pontificio Benedetto Caetanei, col nome di Bonifacio VIII, che cercò di risolvere la guerra del Vespro, scoppiata in Sicilia tra aragonesi e angioini. Il Papa istituì il Regnum Sardinia et Corsica, un regno puramente teorico, di cui infeudò Giacomo II di Aragona. Praticamente concesse agli aragonesi una licenza d'invasione. La Chiesa di Roma esercitava il diritto di istituire regni, sostenendo che tale facoltà gli derivasse dalla donazione di Costantino, che, morendo, avrebbe lasciato alla Chiesa la città di Roma e le province occidentali. Questo diritto fu chiamato Costitutum Constantini, e si rivelò un falso storico e fu applicato a prescindere dalla realtà sarda che forse non interessava la Chiesa. Nel XV secolo Lorenzo Valla dimostrò inequivocabilmente come il documento fosse falso. In Sardegna in quel periodo erano già scomparsi il giudicato di Cagliari e Torres. Rimanevano in piedi il giudicato arboreo e quello di Gallura, attraverso il dominio diretto di Pisa e dei suoi vassalli, mentre Sassari, sotto forma di comune, era retta da un podestà filogenovese. Forse con un solo colpo il Papa volle liberarsi dell'influenza pisana-genovese sull'isola e del Regno d'Arborea, che non costituiva un alleato conveniente. Il Regno d'Aragona è uno stato composto formato dal Regno di Aragona e da alcune contee catalane, tra cui quella di Barcellona. Gli aragonesi si interessano alla Sardegna e alla Sicilia perché costituirebbero delle tappe intermedie nella rotta delle loro navi verso i mercati del Medio Oriente. La cosiddetta Ruta de las Islas, che eviterebbe alle loro navi una pericolosa navigazione d'altura. Gli aragonesi, re di diritto ma non di fatto della Sardegna, si prepararono ad entrarne in possesso, stringendo alleanze con gli Arborea, i Dori e i Malaspina, avversari dei pisani che diventavano i nemici da battere. I pisani fortificarono Castrum Cagliari, la futura Cagliari, che sorgeva su una collina prospiciente il mare. Tra il 1305 e il 1307 costruirono tre torri, quella di San Pancrazio, dell'Elefante e dell'Aquila, l'unica oggi scomparsa. Il 30 maggio 1323 l'esercito aragonese sbarcò a Palma di San Giovanni su Erge al comando di Alfonso, primogenito di re Giacomo II. Dopo un assedio di 7 mesi fu espugnata Villa di Chiesa, l'attuale Iglesias. Gli aragonesi assediarono poi Castrum Cagliari, ponendo il loro quartier generale sul colle di Bonaria. I pisani fecero sbarcare un loro esercito non lontano da Castrum Cagliari, che venne però battuto dagli aragonesi a Luto Cisterna. Ai pisani non rimase altro che firmare una pace con la quale cedevano tutti i territori agli aragonesi, all'infuori di Castrum Cagliari. Era il 17 giugno 1324. Nel 1326, dopo numerose sconfitte per terra e per mare, i pisani abbandonarono per sempre la Sardegna. Il giudicato di Arborea si dichiarò vassallo degli aragonesi. Per 25 anni accettò la situazione, poi la corona del Logu, il parlamento giudicale di allora, decise di scendere in guerra contro gli iberici. Mariano IV, alleato con i Doria, conquistò quasi tutta la Sardegna. Si giunse poi alla pace stipulata a San Luri nel 1355. La guerra scoppiò di nuovo dopo 25 anni, fino al 1392, quando Arborea conquistò tutta la Sardegna ad eccezione di Alghero e Castrum Cagliari. Mariano IV morì nel 1376 e gli successe suo figlio Ugone III, che però fu trucidato dal popolo.
Fu così che nel 1383 fu nominato giudice Federico Doria ed Elona d'Arborea, sua madre, data la sua minore età, diventò reggente. Proprio quando Federico fu intronizzato, il padre, Brancaleone Doria, si trovava in Catalogna e fu subito arrestato dagli aragonesi. Dopo anni di prigionia del marito, Eleonora d'Arborea restituì agli aragonesi le terre che suo padre aveva incamerato, riportando così i confini del suo giudicato a quelli che erano nel 1324. Brancaleone fu liberato dopo 2 anni e cercò, con suo figlio Mariano V, successo nel frattempo a Federico per la sua morte, di riconquistare i territori perduti, senza peraltro riuscirci. Morta Eleonora forse nel 1404 e suo figlio Mariano V nel 1407, fu incoronato giudice Guglielmo di Narbona, nipote della sorella di Eleonora. Ne seguì una guerra e l'esercito giudicale fu battuto nel 1409 dagli aragonesi nella battaglia di San Luri. Dopo vari tentativi di battere gli iberici, Guglielmo di Narbona barattò il giudicato per 100.000 fiorini. Finì così senza gloria il giudicato di Arborea. Nella battaglia di San Luri muore Martino il Giovane, erede al trono di Aragona. Nelle terre conquistate, i catalani crearono dei feudi che concessero ai nobili che li avevano aiutati nella conquista dell'isola. La Sardegna, dopo la parentesi di alta democrazia del periodo giudicale, entrò in un periodo buio e di arretratezza, con il popolo senza diritti e vessato dai feudatari. Il regno di Sardegna entrò così a far parte della corona di Aragona, che era uno stato composto. L'isola, in un primo tempo, fu governata da un governatore, poi da un viceré. Il Parlamento del Regno, chiamato Cortes, era formato da 3 stamenti o bracci, quello militare, quello reale e quello ecclesiastico. Le Cortes avevano compiti consultivi e quello di fissare il donativo al sovrano. Le Cortes sarte vennero convocate ufficialmente ogni 10 anni. Nel 1479 moriva il re Giovanni II, detto senza fede, al quale gli successe il figlio Ferdinando II, sposato con Isabella, regina di Castiglia. Si ebbe così l'unione dei regni di Castiglia e di Aragona, senza la fusione degli stessi, che rimanevano giuridicamente autonomi. Una delle prime decisioni dei 2 sovrani deiti cattolici fu la cacciata degli ebrei dai loro regni e la comunità ebraica di Cagliari fu costretta ad abbandonare la città e la sua sinagoga fu distrutta. Con Carlo V, figlio di Filippo detto il Bello d'Asburgo e di Giovanna detta la Pazza, figlia di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, la Spagna ebbe la sua massima espansione territoriale. Segnato in verde vediamo l'estensione del Regno d'Aragona a metà 400. Nel Regno di Sardegna, così si chiamò in realtà perché la Corsica non fu mai conquistata, 7 città, chiamate Regge, furono sottratte ai feudatari e versavano i tributi direttamente alla corona. Calari, Villa di Chiesa, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari, Castello Aragonese. Il regno di Sardegna, sotto la Spagna, fu funestato da 3 grandi flagelli, l'Inquisizione, la peste e gli attacchi barbareschi. Le incursioni dei pirati musulmani si susseguirono in Sardegna per secoli e cessarono solo nel XIX secolo. A difesa delle coste sarde, gli spagnoli costruirono numerose torri di guardia. Diversi avvenimenti si verificarono durante il periodo spagnolo, uno di questi è l'assassinio nel 1668 del marchese di Castelví, seguito da quello del viceré Camarasa.
I motivi furono essenzialmente politici. Durante circa 4 secoli del periodo iberico, la Sardegna cade in una crisi economica e sociale che la segnerà per sempre. Nel 1700 morì Carlo II, re di Spagna senza figli. Venne nominato erede Filippo di Borbone, nipote di sua sorella sposata col re di Francia Luigi XIV. Questo non piacque alle potenze europee che, temendo un'unione tra le colonie di Spagna e Francia, appoggiarono come successore Carlo d'Asburgo, nipote di Carlo II in quanto figlio di una sua sorella e dell'imperatore Leopoldo d'Austria. Filippo di Borbone fu incoronato re di Spagna e automaticamente scoppiò la guerra tra Francia e Spagna contro Austria, Prussia, Inghilterra, Portogallo, Olanda e Ducato di Savoia. L'imperatore Giuseppe I, fratello di Carlo d'Asburgo, morì senza eredi e, paventando una nuova potenza asburgica, le potenze europee preferirono riconoscere Filippo V re di Spagna, ma privandolo della Sicilia che andò ai duchi di Savoia. Tutto ciò fu sancito con il Trattato di Utrecht del 1713. Quindi Filippo V fu riconosciuto re di Spagna, la Sardegna andò agli Asburgo, la Sicilia ai duchi di Savoia, all'Inghilterra andarono Gibilterra e l'isola di Minorca. Ma Filippo V, spinto dal primo ministro Cardinale Alberoni, tentò di riconquistare la Sardegna e la Sicilia. Il 22 agosto 1717 una flotta spagnola arriva nel Golfo di Cagliari e sbarca 8.000 fanti e 600 cavalieri. Anche Cagliari viene cannoneggiata. Austria, Inghilterra, Olanda e Francia nel 1718 con il Patto di Londra stabiliscono di restituire la Sardegna a Carlo V che la scambierà con la Sicilia vicino al napoletano già in mano degli Asburgo. Seguì una guerra che fu un disastro per la Spagna, che licenziò Alberoni e accettò il Patto di Londra del 1720. Il 16 luglio, un ufficiale inglese portò a Cagliari il primo viceré sabaudo, Filippo Guglielmo Pallavicino, barone di Saint-Rémy. Il viceré prendeva possesso del regno di Sardegna per conto del re Vittorio Amedeo II, che fu il primo Savoia a fregiarsi del titolo di re.